Questo è un accordo molto importante che restituisce alle organizzazioni sindacali CGIL e CISL UIL un ruolo fondamentale nel controllo dell'erogazione dei servizi sociali. È una sollecitazione importante anche alle aziende sanitarie e a noi che abbiamo la responsabilità di indirizzo politico, perché normalmente nelle democrazie c'è un controllo, appunto, una verifica sull'esercizio dei poteri. Qua il tema, e mi piace sottolinearlo, è che gli stati sociali, lo Stato sociale così come noi lo abbiamo conosciuto, quindi la sanità gratuita, l'istruzione gratuita, eccetera, è in crisi in tutto il mondo perché il sistema di tassazione non riesce più a finanziare un'espansione di questi diritti. Quindi se non c'è un efficientamento di questi diritti, quindi nell'organizzazione dei servizi sociali, dei servizi sanitari, c'è un problema perché c'è un malessere sociale diffuso che poi si esplicita magari nella violenza nei pronti soccorso nei riguardi degli operatori. Dopo 3 anni e 4 mesi si riesce a firmare un protocollo di metodo sulle relazioni sindacali. Noi abbiamo fissato una serie di contenuti che per noi sono prioritari, contenuti anche abbastanza conosciuti, che riguardano, diciamo, lo stato della sanità nelle Marche, che riguarda i servizi territoriali, l'applicazione del DM77, la questione della rete dell'emergenza-urgenza, il tema anche di monitorare quella che è la spesa da parte della Regione sull'esternalizzazione, ad esempio, dei servizi e delle funzioni. Sono necessarie le stabilizzazioni, dobbiamo fare in modo che chi comunque lavora o ha lavorato nelle nostre strutture sanitarie possa essere stabilizzato e possa quindi avere una prospettiva di vita e di futuro, ma soprattutto diventa un elemento essenziale in un sistema complesso che è quello sanitario. Non si possono sostituire le persone con così semplicità, insomma, serve una prospettiva di futuro. Noi siamo convinti che il sistema sanitario possa e debba migliorare pensando sempre al bene delle persone. Occorre avere il coraggio di fare quelle scelte necessarie per riequilibrare la rete ospedaliera, i servizi territoriali e la prevenzione. Se nei prossimi mesi, che saranno fondamentali perché la riforma della legge sanitaria dovrà prendere corpo, ecco, si terrà conto di questi criteri importanti, siamo convinti che il sistema sanitario potrà essere più confacente ai desiderata dei marchigiani. I primi effetti concreti che noi auspichiamo è la risalita sulle liste d'attesa, cioè l'abbattimento dei tempi per le liste d'attesa. Poi sicuramente gli effetti concreti più importanti sarebbero una maggiore appropriatezza delle prestazioni. Abbiamo detto tante volte e credo che sia importante riconfermarlo anche oggi. Noi abbiamo avuto una crescita della domanda delle prestazioni sanitarie dopo la pandemia, che è oggettivamente stato un fenomeno che ha stressato il sistema. La maggiore crescita della domanda ha chiaramente creato e crea una difficoltà, perché il sistema era stato costruito per erogare un numero di prestazioni a cui oggi non riesce ad arrivare a causa anche della crescita della domanda. E poi recuperare quell'efficienza che purtroppo la pandemia ha provato duramente soprattutto sul territorio, ma non solo sul territorio.